Un premio pensato con l'intento di elogiare chi si distingue nel proprio lavoro per trasparenza e professionalità, presentata a Roma in Senato alla prima edizione degli Italian Political Awards, ispirati ai MEP lanciati in passato a Bruxelles, frutto di un'iniziativa dell'Associazione Italian Politics. Da assegnare su base annuale, gli Italian Political Awards puntano in sostanza a individuare il migliore parlamentare in grado di fornire il contributo più significativo nella definizione delle policy legate al proprio ambito di competenza. L'idea è sostanzialmente di cambiare una narrazione rispetto al Parlamento e alla politica italiana, che molte volte dai mainstream viene raccontata come nulla facente, che produce poco per il Paese. L'idea invece di un premio è proprio quello di valorizzare le attività che vengono fatte dal Parlamento, che rimane l'organo centrale per lo sviluppo delle politiche pubbliche. L'idea quindi è di mettere in evidenza coloro che portano quelle policy che fanno la differenza, e anche per creare quella competizione positiva in qualche modo tra gli stessi parlamentari per produrre una policy migliore per la cittadinanza. Quindi da lì l'idea di mettere in campo una serie di iniziative, tra cui questo è il premio ma sarà una di tante altre, dove daremo evidenza delle cose buone fatte dal Parlamento e innescare, ripeto, quella competizione che può portare ulteriore valore alla politica pubblica. 5 in totale le categorie che contraddistinguono la prima edizione del premio, ovvero ambiente ed energia, transizione digitale, sanità, infrastrutture, trasporti, cultura e ricerca scientifica. Per ognuna di queste categorie saranno individuati i migliori 4 parlamentari italiani. Ma speriamo sia una sorta di laboratorio, una sperimentazione per cercare di capire quali sono le categorie sulle quali si può giudicare oggi un buon parlamentare, perché è evidente che il Parlamento è in crisi, è altrettanto evidente che le categorie quantitative dicono poco, cioè non è un buon parlamentare, non è quello che sta in aula senza far nulla e magari sempre presente ma senza far nulla. È altrettanto evidente che il Parlamento, se vuol continuare a svolgere un ruolo come io mi auguro, essendo uno che crede nella democrazia rappresentativa, si deve in qualche modo reinventare. Oggi il lavoro del parlamentare passa ad esempio molto di più dalle commissioni che non dall'aula. I discorsi parlamentari hanno un valore differente di quello che avevano in passato. Le competenze tecniche sono per certi versi diverse e anche le culture di base che devono essere presenti all'interno di un emiciclo. Ecco, tutto questo speriamo di farlo emergere attraverso, diciamo, uno strumento che è certamente uno strumento anche competitivo, ma attraverso le persone vorremmo premiare un modo intelligente di svolgere un mestiere antico che deve essere ripensato. Non c'è il rischio che sia un po' autocelebrativo che siano autocelebrativi questi Italian Political Awards? Anche se ci fosse qualcuno che celebrasse il Parlamento, visto che ci stanno tanti che lo denigrano, insomma, i piatti della bilancia peserebbero sempre di più. Anche se fosse soltanto questo, alla fine non sarebbe sbagliato. Noi cercheremo di fare il possibile per dire qualcosa che non sia soltanto celebrazione. La shortlist di ogni categoria sarà definita da una giuria formata da esperti accademici provenienti da varie università di Roma. La valutazione dipenderà invece dai parametri e dai criteri definiti dalla Lewis School of Government, appuntamento a marzo per la cerimonia di premiazione.